uccidere è un delitto. Ma perché? Sembra invece una legge di natura. Gli animali uccidono per cibarsi, anche noi uccidiamo per lo stesso motivo. Però i bambini uccidono anche per sperimentare, insetti, lucertole. Poi ci sono gli assassini. Uno che in 14 anni ha ucciso 11 donne a Udine, l'altro, forse il più famoso, se si può dire, che ha colpito inesorabilmente 7 coppie in provincia di Firenze. È sempre la stessa pistola che colpisce. Più si distrugge, più si rinnova. Che sia questo il segreto imperativo con cui la natura ci comanda la violenza. La Toscana si è svegliata di nuovo con l'incubo del maniaco che sorprende ed uccide le coppiette. Stanotte altri 2 fidanzati sono stati assassinati in provincia di Firenze, nel Mugello presso Vicchio. Secondo me è uno dei criminali più complessi, più pericolosi, più straordinariamente contorti psicologicamente nei comportamenti, più straordinariamente freddi ed efficienti. Buonasera Gioacchino, ti confermo che proprio pochi minuti fa è stato trasferito dalla questura di Firenze al carcere di Sollicciano. Mario Vanni, ex postino di San Casciano, lui si è sempre detto amico e compagno di merende di Pietro Pacciani. Mi spieghi una cosa, come mai tante persone sono state sbattute prima in galera, poi in prima pagina, poi scarcerate? Questo deriva proprio dalla difficoltà delle indagini, perché il collegamento con il primo omicidio del 68 ha creato un enigma allucinante che forse nemmeno la fantasia del più ardito autore di gialli avrebbe potuto creare. Negli anni in cui i delitti si consumavano c'era una angoscia diffusa, soprattutto in quelle generazioni dei più giovani, ma anche negli anziani, perché venivano massacrati i loro figli. Uomini stupidi, uomini che sanno appena dissodare la terra. Donne stolte che appena sanno fare la minestra per i maschi e generare milioni di uomini che nascono e vivono e muoiono senza lasciare una traccia maggiore di quella che può lasciare una formica schiacciata. È la legge che li rende sacri, formalizzando un diritto che in natura non esiste. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno di dire tutta la verità e non nascondere nulla. La scelta dei tempi, la scelta di luoghi dai quali l'omicida controlla la situazione, non sono anfranti ma sono luoghi dai quali l'omicida può controllare quello che succede. La scelta casuale delle vittime, quest'ultimo diritto lo conferma, cioè non una prescelta della vittima, ma del tutto casuale. Il resto è tutto freddamente calcolato, predeterminato, come in un copione che si ripete costantemente. Tra gli inquirenti c'è chi è convinto che qualcuno sappia e non parli, e propone di istituire anche una taglia. I pareri in proposito sono molto contrastanti. Va detto che quando si manifestò la presenza di un serial killer, comunque di una serie di delitti maniacali, la polizia italiana e anche noi giornalisti eravamo tutti impreparati a questo fenomeno. Delitto a Firenze, probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo. Avvalora la tesi del mostro il fatto che le vittime sono una giovane coppia che sono stati assassinati con una beretta calibro 22, stesso tipo usato dal cosiddetto mostro di Firenze nei precedenti delitti, e che l'assassino ha tentato anche questa volta di infierire sul corpo della ragazza. Con questo delitto diventano 8 le coppie uccise dal mostro a partire dal 1968. Infatti uccidere non è forse quanto di più vicino a creare. Il mostro è un inibito da un punto di vista sessuale. Lo è nelle cose, nei comportamenti oggettivamente. Lo è perché interviene contro la coppia impedendo sempre l'atto amoroso. Lo è inibito perché quando si tratta di spogliare il corpo della ragazza non la tocca con le mani,
porta via gli abiti della ragazza con la punta del coltello. Io ho detto tutta la verità. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Vogliamo mostrare al test e cominciare con le foto per vedere se ci possono aiutare. Si vede la vite, se si può ingrandire ancora. È un ragazzo della scorta che ha avuto qualche problema sulle foto. Siamo arrivati a 16, 8 coppie, 9 uomini e 7 donne, ammazzati e massacrati in quel modo, dal 1968 al 1985. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti, come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto d'arma comune a sparo, relativi all'omicidio in danno di Lobianco Antonio e di Locci Barbara, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. L'udienza è tolta. Ho sentito, Pacciani è stato condannato. Vedete, qui c'è un assalto dei giornalisti verso Pacciani. Vedete, un'udienza, questo finale drammatico, vedete? Senta, ma al punto attuale delle indagini, senza infrangere nessun segreto istruttorio, si può tirare qualche conclusione? Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Ma tu non sei pazzo, come la gente dice. La tua fantasia, i tuoi sogni ti hanno preso la mano e governano il tuo agire. So anche che in questo momento probabilmente ogni tanto cerchi di combatterli. Vorremmo che tu credessi che anche noi vogliamo aiutarti a farlo. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.